Amici telespettatori, buonasera, ci siamo. Eccoci con una nuova puntata di Polifemo, una puntata particolarmente ricca che vogliamo iniziare dando spazio ad una iniziativa che ha davvero un valore storico, culturale, legato alle nostre tradizioni. L'esposizione appunto degli antichi mestieri in bicicletta il centro commerciale Mongolfiera Taranto ha voluto appunto ospitare nella sua struttura. Ricordiamo che ovviamente dobbiamo parimenti ringraziare il Museo della Bicicletta di San Giorgio Ionico che ha fornito questi reperti. E in una epoca, in un'era altamente e forse maledettamente tecnologizzata, oggi dalla mattina alla sera si sta con lo smartphone a telefonare, a chattare, a fare di tutto, basta una mail per siglare un contratto anche a livello internazionale, si fanno le ordinazioni appunto via mail e poi ritorniamo al passato, ritorniamo alle antiche tradizioni. La bicicletta come strumento di movimento che metteva in moto i vari e tanti mestieri. Mestieri magari caduti in disuso, mestieri ormai desueti, ma che avevano e hanno il loro fascino, il sapore di antico, il sapore di vero. Scopriamolo insieme. Dunque, un'ampia e ricca carrellata di biciclette, l'uso delle stesse ovviamente legato agli antichi mestieri. Ricorderete la Calappia Cani? Beh, io sono un animalista convinto e quindi certamente certe immagini non mi piacciono, però c'era la Calappia Cani che appunto afferrava i vari cani randaggi e poi venivano portati, spero al canile e non altrove, appunto messi in questa gabbia. Ma andando avanti, la figura della guardia campestre che girava così per i vari campi e vedete proprio la borraccia, insomma tutti gli strumenti del tempo. Chi può aver dimenticato il mestiere del lustrascarpe? Nessuno. Lo sciuscià si diceva in Sicilia, ma vedete anche qui armati e muniti di bicicletta si girava per il paese, per le città e si lustravano le scarpe per pochi centesimi. Andando avanti, il barbiere che andava a casa delle persone e munito appunto degli strumenti del mestiere faceva, come si suol dire, barba e capelli. E qui quando penso ai bastoni mi viene da sorridere, perché magari uno oggi va in un negozio e acquista i bastoni preferiti. Qui invece vedete c'era una vasta gamma che veniva appunto trasportata attraverso la bicicletta. E qui ci vogliono prendere per la gola con le caldarroste. Beh, vediamo in molti comuni, anche in capitali europee, vedete agli angoli delle strade, delle piazze, le caldarroste appunto, calde che vengono vendute. Ho avuto una ricca esperienza in materia alcuni mesi fa ad Istanbul. Beh, anche qui vedete lo strumento, la bicicletta è lo strumento appunto nel quale venivano poi sbattute le caldarroste. E andando avanti, l'ombrellaio, il riparatore di ombrelli. Oggi c'è la logica dell'usa e getta. Tutto ciò che non si può riparare si getta, magari non lo si vuole neanche riparare. Beh, all'epoca gli ombrelli venivano appunto riparati e la bellezza di questa esposizione è che la provenienza di questi
7 biciclette, come si legge appunto, e dalla Campania, quindi il Museo dei Mestieri in Bicicletta di San Giorgio Ionico ha raccolto vari cimeli, oserei dire, provenienti appunto da varie parti d'Italia, e la figura del Madonnaro, colui il quale appunto, vedete, qui ci sono vari oggetti che venivano venduti appunto, sacri, e il Madonnaro appunto li trasportava. La provenienza in questo caso è dalla Campania. E poi ancora lo speziaru, che sarebbe il venditore di spezie. Le spezie quindi venivano vendute ed era uno strumento, era un mercato itinerante, uno strumento prezioso per poterle appunto vendere. Così come vedete qui la vendita dei prodotti farmaceutici, delle medicine e quant'altro. Beh, davvero questa sinergia tra Centro Commerciale Mongolfiera e il Museo della Bicicletta di San Giorgio Ionico è da apprezzare. Ripeto, storia, cultura e tradizioni. Andiamo avanti nel nostro viaggio, nella nostra rassegna, e ancora il falegname. Vedete tutti gli attrezzi che il falegname portava con sé per fare interventi appunto di urgenza, una riparazione di porta e quant'altro. Lo straccivendolo, stracci vecchi, roba vecchia che veniva appunto usata, veniva diciamo venduta di nuovo, chiaramente a prezzi più contenuti per chi non ne aveva le possibilità. E vediamo qui la insegna Antichi Mestieri in Bicicletta, mostra permanente della collezione privata di Pasquale Tripiedi appunto in San Giorgio Ionico. Andiamo avanti, il mestiere del cestaio, la realizzazione di ceste. Oggi si va al supermercato, non esistono più le ceste, esistono i sacchetti, esistono i borsoni della spesa, esistono dei particolari secchi, ma la costruzione, la realizzazione dei cesti in alcuni paesi, devo dire, è ancora in voga. Proseguiamo. E la bicicletta del burattinaio. Beh, questa è una tradizione che si vede in varie parti d'Italia per la gioia dei bambini, i pupi e il puparo. Lo spettacolo, il teatrino dei burattini è diffuso appunto ovunque. Una bella tradizione e così via. Andando avanti ancora, vedete il mestiere dello scrivano, perché all'epoca chiaramente tanta gente era ignorante, non sapeva leggere, non sapeva scrivere, e allora veniva appunto assoldata, tra virgolette, una persona che si metteva lì a scrivere. Così come il prete, avete visto, vedete la figura soprattutto nei paesi dei preti, no? Il canonico che girava magari per l'estrema unzione o per un particolare intervento in un momento delicato, e il sacerdote aveva necessità di muoversi con la bicicletta, perché non esistevano le auto, non esisteva magari le auto così in pompa magna. E ancora, vedete, possiamo andare avanti, altri mestieri. L'altra figura, quella del maresciallo dei carabinieri. Beh, lì non c'erano le auto di servizio, e il maresciallo dei carabinieri, come il farmacista, come il medico, come il sacerdote, era un'istituzione in ogni realtà.
e il maresciallo si doveva muovere con la bicicletta. Altre figure, vedete, la bicicletta del lampionaio, quindi chi si occupava appunto dei vari lampioni e così via, appunto per evidentemente ripristinarne l'uso. E andando avanti, oggi ci sono gli ottici, all'epoca gli occhiali venivano riparati in questo modo e con tanto di cassetta si girava qui e lì. Bicicletta del Tostacaffè, oggi esiste il caffè in cialde anche, all'epoca c'era un sapore antico e il Tostacaffè, il mestiere del Tostacaffè assolveva a questa esigenza. Il calzolaio che riparava le scarpe, vedete, ma è bello vedere qui non solo, ripeto, le biciclette, ma proprio tutto il corredo degli attrezzi che appunto erano necessari, erano indispensabili per appunto svolgere, per realizzare le varie operazioni, i vari interventi. La figura del medico condotto, lo vedete, il medico che girava qui e lì e doveva misurare la pressione, doveva fare le iniezioni. Vi ricordate le iniezioni, le punture che venivano messe qui e venivano sterilizzate, no? Bollite, diciamo, sterilizzate appunto attraverso l'acqua bollente che ripuliva, che doveva appunto eliminare ogni possibile traccia. Vedete, una pluralità appunto io li definisco cimeli, passatemi questa espressione, magari non impropria, ma le nostre tradizioni, la nostra storia, le nostre origini vanno divulgate, vanno potenziate, vanno rese note ai più giovani, ai più piccoli, ed è importante perché in questo modo, attraverso questi antichi mestieri, si coglie anche, come dire, la cultura del lavoro, la cultura del sacrificio. Oggi è molto facile, lo ripeto, fare tutto dietro una tastiera, attraverso una tastiera, una mail, un click e si smuove il mondo intero. All'epoca il mondo non si muoveva e ci dovevamo muovere noi dico esseri umani in genere, attraverso, con lo strumento della bicicletta. Beh, gli antichi mestieri in bici. E siamo sempre presso il centro mongolfiera di Taranto, sabato 13 e domenica 14 marzo, la splendida fiera della creatività e della fantasia, con prodotti tipici, animazioni, spettacoli e tanto altro ancora da non perdere. Vedete, ci stiamo così incamminando, proprio io lo definisco il vialone, e vedete tante attività, tanti prodotti tipici che sono in esposizione, attività e manufatti, vedete, dalle creazioni in cuoio per poi magari così considerarne altre, sono tantissime, noi ovviamente andiamo così, come dire, a macchia di leopardo, vedete altri prodotti, altre realizzazioni appunto di bigiotteria. E camminando mi hanno così incuriosito alcuni prodotti artigianali, vedo in legno, di cosa si tratta? Lei è? La sua azienda? Si chiama Creative Art, faccio prodotti artigianali, niente, faccio lavorazioni di legno, sono tutte fatte a mano con piccoli macchinari, niente, tutto quello che... Sfidate al mare, vedete i colori? Adesso sì, arriva la stagione del mare, quindi ci ispiriamo al mare, prima ci ispiravamo, questi invece sono dei portavino, insomma tutto a mia fantasia, grazie. E ancora, vedete, il regno della ceramica, vari manufatti,
per tutte le esigenze, vedete, lampade in ceramica e oggettistica varia, tutto realizzato artigianalmente. Ci spostiamo e abbiamo un altro regno, la boutique della bomboniera. Guardate, ogni tipo, anche qui i confetti, beh, ovviamente le bomboniere regnano sovrane, un arcobaleno di colori, guardate, colori e creatività. È il momento dell'eleganza, siamo con magia e ovviamente abiti di assoluta eleganza. Sì, siamo a Statte nel corso Vittorio Emanuele 149 e abbiamo il massimo dell'eleganza come abiti da cerimonia sia da uomo che da donna. Ma non ci sono solo così prodotti artigianali, ma anche offerte che riguardano l'ambito dentistico. Vedete qui Vita Dental, centro dentistico. È una, ripeto, io dico un viale, un corso che ci permette di spaziare e di scoprire le varie novità che il mercato ci offre e ci prospetta. L'angolo dei magneti, ovviamente, in qualunque città si promuove il turismo, si acquista il souvenir che lascia, come dire, l'impronta, lascia il segno di una città. E Taranto, ovviamente, siamo nel periodo pasquale, Taranto è indissolubilmente legata con la tradizione dei misteri. Stiamo cercando così, nei limiti del possibile, ovviamente, di fare una panoramica e di mostrarvi tutte le varie offerte di queste meraviglie, di questo weekend delle meraviglie, un momento, diciamo, culinario attraverso appunto la vendita di prodotti, ovviamente di salumi, di formaggi, ma anche di salse piccanti. Salse piccanti, anzi facciamo così, in presa diretta ne assaggio un po' sperando di non chiamare poi i pompieri. Beh, il piccante c'è, ma è davvero una delizia. E dal centro commerciale Mongolfiera Taranto, dal weekend delle meraviglie è tutto, ora la fascia pubblicitaria e poi al rientro una nuova parte di Polifemo, ci immergiamo ovviamente nei riti della Settimana Santa nella provincia di Taranto. Pubblicità, tra poco.